Per la prima dell'anno di Ibra da titolare, Pioli rivoluziona attacco e modulo. Contro il Cagliari sarà 4-4-2. Sacrificati Piontek e Suso, toccherà a Leao affiancare lo svedese davanti. Çalhanoğlu, accompagnato dalla sovrapposizione interna di Hernandez, riceve il pallone, lo scarico, si salva Olsen in calcio d'angolo. Sale a sinistra Hernandez, la mette giù Leao. Morbido il cross a cercare Ibrahimovic di testa. La mano di Robin Olsen e pallone sul fondo. Clamorosa opportunità sull'asse Leao Ibrahimovic. Corner per il Milan. Lo batte Çalhanoğlu. La sfiora Ibrahimovic. Ci arriva col piedone Leao. Si allunga col piede destro, la manda fuori. Leao, Castillejo, la lascia rimbalzare, va a puntare Pellegrini, tocco dietro, Çalhanoğlu di prima, largo. Nove all'intervallo, 0-0 tra Cagliari e Milan, la corsa di Nandez. In posizione improbabile Donnarumma, Nandez si salva, Gigio Donnarumma che recupera da un errore di posizione incredibile, è tornato di corsa sul pallonetto dolcissimo disegnato da Nandez e ha evitato il gol del vantaggio. Castillejo dentro a pescare Leao, la deviazione di Pisacane e traiettoria che diventa imprendibile per Robin Olsen. Subito in avvio di ripresa in vantaggio il Milan con il secondo gol in questo campionato di Rafael Leao. Conclusione deviata dal tacco di Pisacane, Olsen non la ritrova più, scavalcato dal lob involontario, palla nell'angolino e Milan davanti. Nainggolan che apre il gioco a destra su Faragoi, marcatura Hernandez, il cross di Hernandez dentro, João Pedro anticipato, poi c'è lo stacco di Calabria ad allontanare, il colpo di testa di Cigarini, il palleggio di Pellegrini che sbaglia tutto ma si ritrova, la palla sul piede, l'appoggio per Nainggolan dentro a cercare Simeone, l'acrobazia, palla al lato, la rovesciata del Ciolito che ha cercato il gol d'applausi, niente da fare. Apertura, sinistra, vuoto Ibrahimovic dall'altro lato, Teo Hernandez in mezzo, Ibrahimovic col mancino, pallone in rete, Zlatan è tornato, il primo gol nella nuova esperienza rossonera di Zlatan Ibrahimovic, la rete del 2-0, fanno 123 per lui in Serie A. Il Milan sbanca la Sardegna Arena, la decidono le scelte di Pioli in attacco, nella ripresa prima Rafael Leao, poi Ibrahimovic che ha 38 anni e 100 giorni, torna a segnare in Serie A.